17 dicembre. Sai che cos'è oggi? Che cos'è, nonna? È vero! È il compleanno di mio cugino Simone! Oggi è il compleanno di Simoncino! Auguri, Simo! Auguri da Simone. Tutti noi, anche da parte di Marco, che adesso sta facendo il video! Auguri di buon compleanno, Simoncino! Oggi ha compiuto 6 anni! 6 anni! È grande, Simoncino! Allora, noi gli regaliamo una cosa veramente speciale. Ti regaliamo una storia di Natale. Adesso te la leggiamo e ti facciamo vedere tutte le illustrazioni di questo bellissimo libro che si intitola Uno spuntino di Natale! Contento Simo! La storia si intitola Uno spuntino di Natale. Ecco qua. In una notte molto fredda e stellata, Filiberto il gatto e Fernando il topo tremavano di freddo sopra una grondaia. Sulla piazza c'era un grande abete pieno di luci e un caldo profumo d'arrosto saliva dalle cucine. «Come spuntino di Natale mi mangerei volentieri un topolino!» miagolò Filiberto. «Finiscila di mettermi paura e vieni ad aiutarmi!» protestò Fernando. «Credo di aver trovato il nostro spuntino!» Filiberto ridacchiò. «Che cosa? Vuoi mangiare questo berretto?» chiese. «Non ha un berretto qualsiasi, indossalo e in ogni casa riceverai una fetta di torta e un bicchiere di latte», rispose Fernando. «Mi sta imbrogliando», brontolò il gatto. «Sono ridicolo combinato così. Sei come devi essere. Adesso non ti resta che scendere dal camino», insistette il topo. «Pensa alla torta, alla panna, al latte». «Il latte te lo lascio, non sono più un gattino», disse Filiberto e si lasciò scivolare nell'oscurità del camino. Atterrò nel bel mezzo di una grande cucina che profumava di burro fuso. «Che bella sorpresa!» gridò il cuoco. «È proprio quello che mi mancava, un coniglio per il ragù!» Filiberto soffiò, graffiò e si salvò, la coda un po' bruciacchiettina. «Topo del malaugurio!» protestò Filiberto. «Ho rischiato di finire in pentola!» «Tutti possono sbagliare!» piagnucolò il topo. «Scendiamo insieme da quest'altro camino. Giù troveremo di sicuro una fetta di torta». Questa volta la casa sembrava addormentata. «Che buio! Vedi qualcosa?» «Certo, sono un gatto! Laggiù c'è un piatto pieno!» Ma qualcuno, sotto il tavolo, non voleva dividerlo con loro. «Grrrr! Non toccate niente! È roba mia!» Filiberto e Fernando scapparono a zampe levate. «Dovrei mangiarti subito!» ruggì Filiberto. «No, ti prego, ti rovinerei l'appetito! E poi questo bel caminetto mi ispira fiducia! Tentiamo ancora!» Filiberto discese un'altra volta. In fondo, pensò, una torta con la panna è meglio di un topo. Atterrò in un soggiorno. Due bambini giocavano. «Oh, guarda, è Babbo Natale!» domandò la bambina. «Sciocca!» disse suo fratello. «Babbo Natale non esiste!» «Lo carico sul camion!» «No, lo vestiamo da bambina!» Filiberto soffiò, graffiò e scappò a pancia a terra. «C'era un cane?» domandò Fernando. «Peggio!» rispose Filiberto. «Quindi non hai ancora trovato il bicchiere di latte?» «No, e nemmeno la torta!» Filiberto e Fernando si sedettero tristi sul tetto. Poco lontano, un vecchio signore sospirava con la testa fra le mani. «Un altro sfortunato!» bisbigliò Filiberto. «Qualcosa non va, amico mio?» «Sì!» disse il vecchio signore. «Ho perso il mio berretto e senza non posso stare!» Filiberto e Fernando si guardarono. «Per caso è un berretto rosso con un pompon bianco, come questo?» Il viso del vecchio signore si illuminò. «È lui! È il mio meraviglioso berretto! L'avete trovato!» «Teneva un bel caldo!» sospirò Filiberto. Il signore si infilò il berretto con un sorriso. «Mi sento molto meglio! Credo di poter tornare a casa adesso!» «Io credo di avere un buco nello stomaco!» disse Fernando. «Non avrebbe per caso un bicchiere di latte?» «Certo», rispose il vecchio signore. «E della torta?» arrischiò Filiberto. «O anche quella», rispose il signore, mentre apriva la porta di casa. La casa sembrava calda e accogliente. Filiberto e Fernando si sentirono felici.
Avevo proprio invitato degli amici a cena. Siete benvenuti. Il fuoco crepitava nel camino. Dalla porta della cucina entravano e uscivano degli ometti, le guance rosse e gli occhi scintillanti. Un profumo delizioso veniva dalla sala da pranzo. Venne portata una minuscola sedia per il topo e tutti insieme si misero a tavola. Il menù prevedeva gamberetti in salsa, un intero porcellino farcito di patate, maccheroni al formaggio e per dolce torta di pere con cioccolata calda. «Felice Natale!» augurò Fernando di buon umore. Ma nessuno rispose. Non si parla con la bocca piena. Fine. Bellissima questa storia. Ecco qua. E allora, Simo, ancora tantissimissimi auguri di buon compleanno! E cantiamo anche tanti auguri a te. Certo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri.